Cari amici, bentrovati a Viola Express in questa 14ª giornata di campionato. La Fiorentina termina la partita, il match dei match, la partita più attesa del campionato, con una brutta sconfitta, un 3-0. Un risultato banale a quanto dicono molti, però purtroppo i problemi ci sono. Bisogna analizzare allora in studio qua a Viola Express i motivi di tutto ciò. La partita, questa brutta sconfitta, caro Bernardo, un risultato banale, te l'aspettavi questo 3-0? Ho visto, non ti dico una certa rassegnazione, ma allo stadio proprio una parte emotiva molto ridotta, perché la Juventus comunque ha sempre portato a essere tutti un po' spregiudicati e incoscienti. Invece c'era un clima proprio, non lo so, che non mi è piaciuto. È un problema. Senza, questo prima non ti è piaciuto. Troppi silenzi, troppe vibrazioni, ma anche dai tifosi stessi. La squadra è quella che è, lo vediamo, la vediamo a occhio nudo. C'è io lo chiamo un piattume, che è una parola che non mi piace molto, perché è un problema sicuramente anche di espressione di gioco, è un problema di organizzazione, ma è un problema, secondo me, non soltanto di valori, c'è un problema vero di allenatore. Io ritengo esserci questo aspetto in questo momento dominante. E poi c'è un aspetto coscienziale e competenziale, cioè loro, qualsiasi settore, qualsiasi diciamo settore, che sia tecnico, che sia organizzativo, che sia amministrativo, che sia di proprietà, che sia di allenatore, tutta la Fiorentina sa e conosce quello che è stato voluto organizzare, dove si vuole arrivare, come ci si vuole arrivare, e poi c'è un aspetto competenziale, per cui con quei contenuti, con quei presupposti si doveva cercare comunque di costruire una squadra di un certo livello. Io sotto questo aspetto qui ancora non mollo, io sono convinto, e per questo rimarcavo il problema di Napoli, che i valori non sono questi. La Fiorentina sta esprimendo, ci sono dei giocatori che ancora sono molto indietro, ma lo sono per problemi tattici, per problemi di collocazione. Quindi contesti l'allenatore, te contesti Pioli? Per me Pioli, io non lo nascondo, Pioli l'anno scorso è arrivato fino a marzo, la Fiorentina ha avuto degli enormi problemi. Da marzo in poi faccio fatica a considerare, a sottolineare, a giudicare, solo a rispettare. E quest'anno, da luglio ad oggi, la Fiorentina ha un sacco di problemi. Per cui io parlo di gioco, parlo di organizzazione, parlo di espressione offensiva, ma anche di automatismi, di sincronismi, di bellezza di gioco, di movimento. È una squadra giovanissima, piena di energie, e sembra la squadra più vecchia del mondo. Per cui c'è qualcosa che proprio è un problema mentale. E anche per stasera è tutto, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Noi aspettiamo con ansia Sassuolo Fiorentina e vi rimando ovviamente al prossimo appuntamento lunedì prossimo. A presto!